amici e amiche di YouTube, benvenuti sul mio canale. Io sono Angela e sono qui per parlarvi della mia taroteca. Questa è una breve introduzione a quella che sarà la mia rubrica sulla mia collezione e quindi la taroteca di Exoteric World. Volevo fare una piccola divagazione, per me comunque molto importante, per far sì che voi possiate conoscere meglio me, meglio anche come lavoro e quindi anche come sarà svolto sia le interattive in genere e poi anche la visione mazzo per mazzo di quello che è appunto che fa parte della mia collezione. Volevo quindi iniziare a parlarvi un pochettino di come ho conosciuto i tarocchi e di quindi come ho iniziato a leggerli. Cerco di essere abbastanza breve perché non mi voglio tediare con discorsoni e spero che man mano, insomma, possiamo e potrete conoscermi meglio attraverso loro. Ho iniziato tantissimi anni fa, direi circa 20, diciamo una ventina, però non iniziai subito con i tarocchi perché avevo un'infarinatura delle napoletane, anche delle carte, diciamo, francesi, quelle normali da gioco o se li vogliamo chiamare anche da poker. E poi quando sono venuta a conoscenza dell'esistenza dei tarocchi, allora è stato un amore a prima vista e poi mi sono dedicata quasi esclusivamente a loro, diciamo, le altre comunque, diciamo, le leggo lo stesso, infatti mi vedrete anche leggere quelle carte, però la prima, unica e autentica passione sono proprio loro. E volevo anche approfittare per dirvi che quando vi mostrerò tutti i mazzi ci saranno anche dei video dove mostrerò anche un'altra parte della mia collezione che riguarda le sibille, gli oracoli e altre tipologie di mazzi. Quindi, riprendendo quel discorsino di quando ho iniziato, esattamente nel 2005 comprai il mio primo mazzo che vi mostro, è questo, i tarocchi della collezione Il Meneghello. E quindi, diciamo, da qui, vabbè, ovviamente i mazzi che vedrete adesso, questa piccola sfilata, li vedrete molto meglio, ben esposti, quindi con le belle figure in grande, quindi non vi preoccupate di questo. Adesso è solo una piccola carrellata giusto per raccontarvi qualcosina di me. Questo è stato il mio primo mazzo, il mio primo libricino che ho letto tutto, ho consumato, quasi disintegrato, quasi, non proprio, perché sono stata bravissima a tenerlo in queste condizioni, secondo me. E quindi tutte le prime cose che ho imparato le devo proprio a questo piccolo libricino, sia su come consacrare il mazzo, sia su come incominciare ad approcciarmi al mazzo stesso, e quindi ci sono molto affezionata. Certo che per l'uso che all'epoca, diciamo, ne facevo, quindi cioè, pochissimo, era di più un hobby, come vedete si mantengono abbastanza bene anche per il fatto che non sono plastificate, sono bellissime, fighissime e delicatissime. Però ovviamente non sono proprio adatti ad un uso così tanto frequente. Poi insomma da questo mi si è aperto ancora di più un mondo quando nel 2008 vidi una pubblicità sulla grande enciclopedia dei tarocchi Fabbri Editori in collaborazione con lo Scarabeo, e da lì apriti cielo! Ho deciso di fare la collezione, quindi non potevo lasciarmela sfuggire, e quindi è stato proprio l'inizio della mia più grande malattia, cioè il collezionismo di carte e tarocchi, ed è giustissimo così, insomma. Poi cioè, le abbandonai in parte perché ovviamente avendo tanti mazzi nuovi
E poi riscontrando queste difficoltà che vi avevo detto, perché è un mazzo abbastanza delicato, quindi è ovvio che ho continuato, insomma, il mio percorso con altri mazzi. Un'altra difficoltà che ho riscontrato era proprio quella di, essendo di tipo, chiamiamolo così, marsigliese classico, dove ci sono i tarocchi minori che sono numerali e quindi le sole figure sono le quattro carte di corte rispettive per ogni seme. E, diciamoci la verità, non avevo proprio difficoltà a ricordare proprio i significati delle singole carte. E, diciamo, per chi non sapeste, diciamo, la differenza tra i tarocchi marsigliesi e le altre tipologie che si sono susseguite, ovviamente vi rimando ai video successivi. In breve ci sono delle grandi differenze tra una tipologia di mazzo e l'altro. Cioè, le scuole principali sono questa che vi sto esponendo adesso, quella marsigliese, quella Waite-Smith, e poi ci sono ovviamente Crowley e gli altri, diciamo, generi. Qui è ovvio che, come vi stavo dicendo, ho avuto grandi difficoltà e quando ho conosciuto gli altri mazzi, che cosa ho fatto? Non potevo non tralasciare ciò che era un caposaldo della cartomanzia, i marsigliesi. Però cercavo qualcosa che mi aiutasse a ricordare, perché le mie letture erano legnose, erano piatte, avevo difficoltà, dovevo star sempre con il libricino, ciò che significa questo, che significa quest'altro, quindi ne andava proprio nella genuinità della lettura stessa. E mi ci perdevo, quindi non era proprio l'ideale per me. Quindi la mia ricerca è continuata anche ovviamente contemporaneamente ai mazzi che mi arrivavano a casa della collezione, ed eccoci arrivati a quelli appunto classici, e ci sono anche altri mazzi che fanno parte sempre della collezione, che hanno il lato sinistro. Adesso vabbè, faccio vedere giusto in breve e velocemente. Vabbè, non si vede tantissimo, ma tanto non vi preoccupate, vi farò vedere tutto dettagliatamente nei video successivi. Sul lato sinistro c'è il significato, una parola chiave che quindi può dare quell'input, quello spunto da poter subito rintracciare un'interpretazione da dare alla carta stessa. Stessa cosa c'è per gli arcani maggiori, anche quindi per gli arcani minori, e al momento, insomma, per un po' di tempo sono riuscita in un certo senso ad avere delle letture migliori, però quando ho conosciuto quelle che per me sono, non voglio dire il meglio del meglio, io parlo ovviamente per mia esperienza personale e per il mio modo di leggere le carte, i tarocchi universali. Questi sono tarocchi che discendono direttamente da quelli Rider-Waite, se li avete sentiti nominare, per chi già li conosce, o Waite-Smith, che hanno rivoluzionato ovviamente, diciamo, la cartomanzia, perché la differenza sostanziale è che mentre nei marsigliesi tutti i minori sono numerali e, come vi ho detto, le carte di corte, ok, ci sono i vari personaggi, paggio, fante, cavaliere, regine, re, stessa cosa ci sono qui, però sono tutti, anche quelli numerali, completamente raffigurati, ognuno con una propria scena, ognuno con uno o più personaggi che vengono rappresentati nella carta. E sono molto intuitivi e quindi io ho subito abbracciato questa corrente inglese, che mi ha aiutata tantissimo a sviluppare tutto un dizionario, diciamo, mio di simboli, di significati, e quindi finalmente le mie letture erano molto più intuitive, molto più aperte a qualsiasi significato. E ecco, vabbè, ma magari io qui vi faccio vedere che ci sono i mazzi che uso di più, infatti erano qui esclusi perché
sono quelle che uso di più anche nei miei consulti e che poi vedrete successivamente. Questa è una piccola, piccola breve storia, ovviamente mi fermo qui perché poi è ovvio che sono loro quelli principali, come poi vi farò vedere anche quelli, i Tarot Original 1909 che ho preso, insomma, appena sono usciti. E ovviamente si possono vedere anche delle similitudini tra l'uno e l'altro mazzo. Questa è la mia esperienza. È ovvio che questa rubrica ha proprio questa missione, cioè di farvi conoscere le varie tipologie di mazzi e quello che voi, osservandolo e magari con una mia piccola recensione, possiate scegliere quello più adatto alle vostre esigenze e al vostro piacere. Io vi ringrazio per avermi seguita, ovviamente vi rimando a tutti i video successivi. Se volete iscrivetevi al canale, se non siete già iscritti, attivate la campanella. Vi ricordo che ho un gruppo Facebook, Instagram, potete contattarmi per qualsiasi tipo di informazione oppure magari se volete un consulto privato o su Messenger scrivermi una mail o anche Telegram. Vi ringrazio di tutto e alla prossima. Ciao a tutti!